pomeriggio, sto finendo, ragazzi, buon pomeriggio, sto finendo di lavorare al PC, tanto per cambiare. Ormai sono assortito da questo lavoro, sono preso totalmente da questo lavoro di editing che mi sta portando via un sacco di tempo. Tanto mentre aspetto che vi connettete, ciao Stefania, finisco di caricare qua e poi chiacchieriamo di qualcosina. Dai, di cosa vogliamo chiacchierare oggi? Di cosa volete parlare? Avete qualche domanda da farmi? Dai, dai, dai. Chiedetemi pure, sono disponibile a rispondere alle vostre domande. Sono qua apposta. Ciao Francesca, ciao Marfino Sara, ciao Ale. Che bello questo appuntamento dove ci troviamo. Orario di pranzo, pausa pranzo, chiacchieriamo di Muay Thai. Tanto, vi do ancora qualche minutino. Anche perché oggi non so di cosa chiacchierare, non ho idea, facciamo un'improvvisata, vediamo così su due piedi cosa viene fuori. Alla fine le cose più belle vengono sempre fuori così improvvisando. Ci vuole preparazione, ma le cose belle vengono fuori improvvisando. Oh, quanti cuoricini. Devo anche sì farmi la barba, guardate. Perché dovete sapere che carico il video sul programma di editing. Ciao Mary, carico il programma sul carico il video sul programma di editing, poi ci mette tipo mezz'ora per caricarsi. Poi ci metto io almeno un'ora per editarlo. Sentite? E poi ci vuole un'altra ora per caricarlo editato, quindi per salvarlo sul PC. Ciao Christian. Ma che bel bagaglio, che non so cosa vuol dire. Team Stane Geno, Zorzo Massimiliano, ciao. Ciao Polcozzino. Ciao James. Ciao Mary. Rubi9925, ciao AlessioC899, ciao a tutti ragazzi, quanti siete? Ho appena finito di pranzare, tra l'altro mi sono mangiato una bella insalata di orzo e farro che ho preso all'Esselunga ieri, pronta così. Non ho avuto lo sbattimento di cucinare, neanche lo sbattimento di cucinare. Dovete sapere che quando mi dedico a un lavoro nuovo, tipo la registrazione di video, l'editing di video, non esiste niente. Cioè esiste, cioè mi sveglio, faccio colazione, edito, vado al sacco, edito, vado in palestra, dormo, mangio, dormo, edito, mangio, dormo, edito. Questa è la mia routine in questi giorni. Per questo che non sto pubblicando tante storie, ma più che altro perché non faccio nulla, non saprei cosa condividere con voi. Cioè posso condividere quello che sto editando. Come dicevo prima, non ho molto di cui parlare oggi, stiamo un po' insieme, facciamo due paroline così. Ciao Antonio Volpe, Fabio, Maurizio, Lupo Killer, ciao Iri 13, ciao, ciao, ciao Mattia, Nicolino, ciao Zorzo Massimiliano, ciao Tereo Olivieri 75, ciao Neno, ciao Tereo Stezucca 9, ciao Cosimo del 91, ciao Ambra Migliorini, ciao Ambra. La dura vita del fighter è questa. È anche questa. È anche per stare un po' insieme a persone come me che la pensano come me, ma anche perché non è facile trovare, beh, a parte l'ambiente palestra, non è facile trovare persone che hanno la stessa passione. Questo è un buon metodo per passare del tempo, ovviamente con la distanza di questo vetro, con persone che hanno la nostra stessa passione. Pepe Parkour 97, ciao.
Allora, se avete qualche domanda, fatemela pure nel modulo apposito e io sarò felice di rispondervi. Ne ho già qualcuna, però aspettiamo ancora qualche minuto, dai, mi sono connesso 2 minuti fa. Tra l'altro questa diretta non sarà lunghissima perché vorrei basta ragazzi, però domande su Petrosian Marquez perché non, veramente non ne posso più, ormai ha preso questa decisione, si farà il rematch alla fine, non si farà perché la PCD, la palestra di Marquez, ha deciso che toglie l'atleta dal torneo. Ha fatto bene secondo me perché non ci stanno queste cose, anche perché poi Marquez adesso va a farsi ordinare monaco, quindi va a fare il periodo di monastico e quindi non ci sarà possibilità di rematch, e hanno fatto bene secondo me. Ciao Leandro, però basta parlare di Petrosian Patch Marquez perché non ne posso più. Capo Mino Basile, Indian Diego 69, Matteo ciao, Etrusco 73, Chef 01, Di Giulio Paolo ciao. Etrusco ridendo mi chiede: ma Petrosi ha un punto di domanda? Aiuto, vi prego. Ma sì, speriamo che poi si faccia sto Jochenklei Petrosian, che era l'unico match che volevo vedere, anche perché adesso la One mi ha un po' rotto le palle, cioè vi dico la verità, non so neanche se la guardo, ecco. Ciao Alessandro Chiarelli, ciao. Buona giornata a te. Ciao Kevin. Allora, vediamo un po' qualche domanda interessante. Ad esempio questa: consigli su come tirare più calci di seguito senza prendere una mini pausa. Cosa intendi come mini pausa? Cioè mini pausa intendi riassettare il passo per riposizionarti bene. Ecco, se questo che intendi, secondo me la devi prendere. Però, allora, io ad esempio quando imparo qualcosa di nuovo ho sempre una procedura, ecco, che è, guarda, aspetta un attimo perché ti faccio vedere. Eccomi qua. Dicevo, ti faccio ridere perché giusto a caso avevo questo. Devi sapere che quando ho un'illuminazione, quando mi viene in mente qualcosa di figo, io giro qui i post-it in casa, me lo scrivo sui post-it e li attacco in giro per la casa. Ok? E questa l'ho ritrovata prima e cada fagiolo su questa domanda. Allora, su questo post-it ho scritto: selezionare, perfezionare, unire ed estendere. Cosa vuol dire? Che io quando imparo una nuova tecnica, un lavoro nuovo, faccio questa cosa qua. Cerco di capire quali sono i passaggi che compongono questa tecnica, ok? Quindi, ad esempio, per tirare il calcio medio i passaggi sono: faccio il passo esterno, carico il braccio, vado in punta di piedi, ruoto e lancio il calcio. Ok, sono 4 passaggi. Quando imparo una tecnica nuova, cerco di lavorare al massimo, di perfezionare la tecnica al massimo per ognuno di questi passaggi. Questo lo faccio per, ad esempio, un allenamento. L'allenamento dopo unisco il tutto, quello dopo ancora e quelli successivi cerco di rendere il tutto più veloce. Quindi non è che c'è un trucco per non prendere una mini pausa per fare quel determinato lavoro. Cioè, cerca di capire quali sono i passaggi che compongono quel lavoro e cerca sempre di perfezionarli e ridurre il tempo. Secondo me è questo la chiave di lettura che devi avere su qualsiasi cosa che vai a imparare, su qualsiasi cosa di nuovo che vai a imparare, capito? Cioè, io la vedo così, io faccio così e a me piace lavorare in maniera tecnica, cioè non sono uno scarpone, cioè non sono uno di quelli che lavora da scarpone, cioè mi piace la pulizia, sono veramente appassionato di pulizia tecnica. Comunque, a questa domanda penso di aver risposto. Ullala,
Ste Zucca mi dici, i tuoi consigli sono sempre ben accetti, mi fa piacere Stefano che li apprezzi. Lupo Killer mi dice, nella One ce ne sono di soldini. Eh sì, ce ne sono tanti ragazzi, ce ne sono tanti tanti. Ma per fortuna che ci sono promozioni così. Ma semplicemente perché adesso non mi è piaciuta questa cosa, quanti cuoricini, questa cosa. Però mi stava piacendo la linea che aveva. Perché comunque non, fino prima di adesso stava portando a sé campioni migliori di queste discipline, di ogni tipo di disciplina, e stava ridando, secondo me, dignità agli sport da combattimento, cose che ad esempio l'UFC aveva tolto, perché facevano gli show del tipo gente che si mette le mani in faccia prima del match, alla pesa. A me queste cose qua non piacciono, cioè togli di dignità a uno sport che è basato sul rispetto, che è basato sull'onore, su questi valori, ok? Poi per quanto veri o non veri che sono, però ci sono di fatto. E secondo me andare a insultarsi per fare un pochino più di audience è brutto, cosa che fanno, diciamo, le promozioni americane. E oggi ho visto anche Sana che ha detto, Jozen Klai, ha detto che mi vuoi sfidare, sono a Pattaya, becchiamoci. Infatti Jozen Klai scrive, guarda, non sono un atleta di strada, cioè non sono uno street fighter, sono un fighter, cioè. Ma infatti è stata la risposta più giusta. Ho letto un commento bellissimo che mi farebbe piacere condividere con voi, perché ci sta, che diceva, non so chi è stato a farlo, so che è stato, era un Thai, ma non ti, vi so dire chi, che diceva, gli occidentali abbiamo insegnato la Muay Thai, ma non abbiamo insegnato la via della Muay Thai. E secondo me lei è sbagliata questa cosa, purtroppo molti non la capiscono. Ciao Pax Alessio, ciao Matteo Tufo, Alexandre Pucas, ciao Alessandro Avella, ciao Bond 88, ciao anche a te Campo di Top Real, ciao Simo, ciao. Cioè, in pratica io perdo un'ora della diretta a salutarvi. Dovrei smettere qua di guardare chi si connette e mi saluta e parlare. Però a me piace così, cioè a me piace, ragazzi, interagire con ognuno di voi, anche se è solo un secondo. Mi piace dirvi ciao, perché ciao Fabio Fusanti, perché è giusto. Cioè, vi giuro, se potessi uscire dalla diretta, venire da voi, vi abbraccerei, vi saluterei di persona e direi ciao. Ciao Federica Vitto, Noe Amazon e Warrior, Federico Moite 19, Furlan Stefano, Bertaget, ciao. Ciao ciao ragazzi, quanti cuori. Pasca Josh, Robe Bust, Danny Borges. Oggi, oh, Leandro mi dice, oggi una bella card a Raja, ma sai che non l'ho vista? Chi è che combatte oggi? Non ho guardato, metto che dopo vado a vedere, e se riesco a recuperare anche qualche diretta, qualche match, li trasmetto con voi. Non so quanto tempo avrò disponibile oggi, perché più tardi devo anche andare a tagliare il prato. Cioè, devo finire di editare il video e vorrei riuscire anche a tagliare il prato, vorrei trovare mezz'ora per farlo. Però non so se riesco perché ho troppe cose da fare. Allora, Bertaggia D mi chiede, cosa ne pensi della creatina negli sport da combattimento? Allora, io non assumo integratori, nel senso che mi alleno senza prendere integratori. Mangio, cerco di mangiare pulito, ormai so il mio corpo più o meno cosa ha bisogno, so come recuperare, so come mangiare prima di allenarmi, so cosa mangio per avere abbastanza energia, abbastanza benzina per supportare il mio allenamento, e so, ripeto, come recuperare per non salire eccessivamente di peso. So cosa devo mangiare quando devo scendere di peso, quindi conosco, penso di conoscere il mio corpo abbastanza bene, ok? Detto questo, non sto dicendo di non utilizzare integratori. Ecco, l'unico integratore che utilizzo sono dei sali minerali in questo cambio di stagione. Cioè, quando la stagione cambia, ad esempio, dal freddo si va verso il caldo, come ad esempio ieri, la prima settimana ha fatto freddo, ieri è stata la prima giornata calda, mi sono fatto, sembra un drogato, ho bevuto nell'acqua, ho messo dei sali minerali, del polase, delle vitamine, dei sali minerali, ecco,
Oltre a questo non vado, anche perché mangio tanta frutta, mangio tante verdure, cioè quindi non ho problemi vitaminici. Ok? Per quanto riguarda proteine, creatina, cose così, non sono la persona più adatta con cui parlare. Anche perché secondo me, non li critico assolutamente, però una persona prima di iniziare a prendere qualcosa devi imparare a conoscersi, cioè devi conoscere il tuo corpo. Cioè lo scopo di un atleta, cioè non è lo scopo di un atleta, uno dei compiti di un buon atleta deve essere quello di conoscere il proprio corpo, cioè deve sapere ogni cosa che ingerisce che cosa gli fa. Cioè, come puoi perdere peso, lo devi capire tu. Cioè non è che devi per forza, cioè devi capirlo, devi sapere quali alimenti ti fanno perdere peso, quali alimenti te lo fanno prendere, cioè ti devi conoscere, non ci sono storie. Un atleta al giorno d'oggi si deve conoscere, anche perché il mercato è talmente ampio, i venditori sono talmente bravi che sono in grado di venderti qualsiasi cosa, cioè c'è poco da fare. Vinotti Roberto, ciao. Quanto vorrei il rematch tra Sangameta e Wang Chai? Anch'io ne vorrei il rematch tra Sangameta e Wang Chai. Sarebbe un bel cavolo di match. Anche se sta Wang Chai nell'ultimo match con Sangameta, cioè nell'ultimo, e poi è stato anche l'unico match con Sangameta. Wow, mi ha straconvinto. Wang Chai a me piace un sacco. È attualmente il mio campione, il mio atleta thailandese che combatte negli stadi più importanti preferito. Mancino, lavora bene, pulito, mette dei colpi che wow, tecnicissimo. Sa lavorare a qualsiasi distanza, lavora alla distanza del clinch, lavora alla distanza dei pugni, lavora alla distanza dei calci. Wow, Tawanchai, non Tawanchai. 19/32/05, ciao. Oh, Pax Alessio mi dice, riferito al discorso di prima della One, del fatto di avere una linea d'onore, di avere qualcosa che vada oltre alle promozioni americane, da WWE, mi dice, detesto il trash talking, anch'io, decisamente, anche perché vai a togliere dignità a uno sport che è pieno di dignità e rispetto. Alexia Debu, ciao Alexia. Nasser Thanos, ciao Nasser, come stai? Tutto bene? Lilly 510. Esatto. Aleandro dice, poi altra cosa positiva, se arrivi a stremato al taglio del peso del circuito One non combatti. Non la sapevo questa cosa, non la sapevo, ma la dite, cioè quindi se arrivano troppo cotti al taglio del peso non li fanno combattere, è un'ottima cosa. Ma sai perché questo? Perché qualche anno fa, quando ancora il One non era il One di adesso, un atleta di MMA, di MMA è morto a seguito di un taglio del peso eccessivo, o meglio, non è morto a seguito del taglio del peso, è morto durante il match, ha preso un colpo forte alla testa e è deceduto. Però il decesso è stato dovuto al taglio del peso, nel senso che quando vai a taglio del peso, però inteso come taglio dei liquidi. Quando vai a togliere i liquidi, li togli a qualsiasi parte del tuo corpo e li togli anche dalla corteccia cerebrale, dal cervello, e prendendo quel colpo lì ha subito davvero tanto e purtroppo è venuto a mancare. Penso che sia dovuto a quel fatto che nella One non facciano combattere se arrivi stremato al taglio del peso. Non la sapevo. Vedete cosa servono queste dirette? Cioè servono anche per formarci in una certa parte, in una certa maniera, capite? È bello poi condividere i pareri di una persona con i pareri di un'altra. E a me questa funzione di essere qua davanti a voi, essere qui con voi e metterle insieme mi piace un sacco. Giovanni, ciao. Ciao dalla Svizzera. Ciao da Pavia. Anzi, io dall'Oltrepò Pavese direttamente. Qui facciamo i vini. L'Oltrepò Pavese. Cioè, ogni volta che mi chiedono, Claudio, ma da dove vieni? Io sono dell'Oltrepò Pavese. Cosa c'è nell'Oltrepò Pavese? Nell'Oltrepò Pavese facciamo i vini. Qui facciamo i vini. Sembrano alcolizzato, ma è la verità. Abbiamo il Pinot Nero di Giorgi, che a me piace un sacco. È il mio pinot preferito. Prendetelo, assolutamente assaggiatelo. Giancarlino 76. Poi vabbè, il sangue di Giuda. Per tutte le donnine che sono in diretta, vogliamo parlare del sangue di Giuda. Bello dolce. Wow, un altro dei miei vini preferiti. Ho giù la voce, sentite? A furia di parlare con voi tu mi va giù la voce, cavoli. Fabio Daccanter, ciao. Sahid Mozzeni, ciao. Leonardo De Bernardis, ciao. Mantovani Roberto, ciao.
Leandro mi chiede: routine alimentare pre-gara, cioè una giornata alimentare tipo pre-gara, cioè intendi, Leandro, intendi il giorno della gara o il giorno prima della gara? Allora, io il giorno stesso della gara procedo così. Dipende innanzitutto la colazione, dipende da come sono messo a pesa, nel senso che se arrivo alla pesa che sono stremato, cioè se arrivo alla pesa che allora dipende innanzitutto se ti devi pesare il giorno prima o se devi pesare il giorno stesso, ok? Io ultimamente mi sono dovuto pesare il giorno prima, non il giorno stesso, però solitamente i dilettanti, nelle gare dilettantistiche ci si pesa il giorno stesso della gara, quindi ci si pesa solitamente nella fascia oraria che va dalle 11, 10 e mezza, 11 fino a mezzogiorno, così si dà la possibilità all'atleta di mangiare per poi incominciare le gare verso le 13-14. Allora, se sono giusto come il peso, io solitamente arrivo alla pesa che sono sempre almeno un chilo sottopeso, cerco di avere questo reggio, così alla mattina mi sveglio e posso fare colazione. Colazione non vuol dire che mi sfondo, vuol dire che mi bevo un tè caldo con un po' di miele e mangio magari una fettina di pane integrale, contando che mi devo pesare dopo 4-5 ore, essendo sotto di un chilo, arrivo tranquillo alla pesa. Ripeto, questo è importante se stai sotto peso, cioè nel senso se riesci a stare sotto al limite della pesa. Se arrivi che sei lì al limite, non so quanto ti convenga far colazione. Questo fino alla pesa. Mi peso, punto. Mi sono pesato, cerco di reintegrare subito. Quindi metti che ti pesi verso mezzogiorno. Pesi verso mezzogiorno, hai finito, devi mangiare. La cosa che ti sconsiglio è quella di sfondarti di calorie, cioccolati, cioccolatini, dolci, McDonald's, kebab, paninaro che è fuori. Ecco, questo non va bene perché poi introduci nel tuo corpo sostanze che non sono un buon carburante per combattere. Mi segui? Mi seguite? Tanto bevo. Altra cosa importante, durante la giornata di pesa dovete idratarvi tantissimo, quindi bevete. Cosa faccio io come pranzo quando si combatte, quando è il giorno che devo combattere? Io mi preparo sempre fisso, sicuro al 100%, non ho mai sbagliato così. Una basla di riso, venere, mi piace o riso integrale o riso venere, preferisco forse il riso integrale. Un avocado tagliato, dentro il riso, frutta secca, quindi noci e mandorle. Noci e mandorle sono la mia frutta secca preferita, le spezzetto, le metto dentro. Peperoncino, olio, sale, non troppo, e vedo in casa che verdura fresca ho. Se ho i pomodorini mi piace un sacco, le carote le metto sempre e se riesco anche il basilico. Non metto i peperoni perché i peperoni freschi mi tornano su, idem la cipolla, idem l'aglio, quindi magari evitateli. Ecco, questo è il mio pranzo che faccio durante la gara. Poi dipende ancora del match, a che ora nella scaletta sono. Se combatto da lì a un'ora sono a posto così. Se combatto dopo 4 ore devo fare uno spuntino in mezzo. La possibilità che hai è o quella di portarti una barretta proteica, cosa che io personalmente non apprezzo. Una barretta proteica, una barretta energetica, scusa. Io preferisco in questo frangente di tempo, se devo passare più di 2 ore, o mi faccio più riso e mi mangio ancora un pochino di riso, quindi recupero un po', ricorda sempre di bere durante questa fascia oraria, oppure mi mangio semplicemente della frutta secca e della frutta fresca come magari una banana. Appunto, questo è il mio iter nella giornata di gara. Voi invece cosa mangiate? Comunque penso anche di aver risposto a questa domanda. Sì, anch'io concordo con questo, Leandro, che secondo me bisogna mangiare cibo, cioè non è che bisogna, ognuno è fatto a sé, cioè dovete conoscervi, come dicevo prima, ognuno deve imparare a conoscerci, cioè non ci sono storie.
Allora, Matteo Tufo mi chiede: qual è la tua combinazione preferita? Allora, in realtà io non ho una combinazione preferita, nel senso che la mia combinazione preferita è quella che arriva nel timing giusto, con l'intensità e la forza giusta. Punto. Poi che sia una combinazione di pugni, che sia una combinazione di pugni calci, una combinazione di calcio pugno, gomito ginocchio, se questa riesce ad arrivare prendendo il tempo all'avversario, dopo una rimessa o dopo un anticipo, al pieno dell'estensione muscolare, al pieno della forza, e riesce a rispettare un'esecuzione tecnica perfetta, questa diventa la mia combinazione preferita. Cioè, non ho una preferenza per un lavoro, ok? Cerco sempre di fare un lavoro in funzione di un altro lavoro che magari ha fatto il mio avversario. Mi piace lavorare in funzione, ecco, quando combatto, perché a seconda di quello che fai vado a costruire un lavoro, una difesa, una risposta, un attacco, capisci? Sei uno che non ha molto carattere sul ring, mi piace improntare il mio carattere. Sei uno che ha tanto carattere sul ring, sei uno che avanza, mi piace farti avanzare per poi distruggere gli attacchi che fai, lavorare sui tuoi attacchi, capisci? Secondo me questo è il bello della combinazione. Cioè, non c'è la combinazione preferita, la combinazione preferita, la combinazione migliore è quella che arriva alla tempistica giusta con la forza migliore rispettando una perfetta esecuzione tecnica. Non ci sono storie. Sono belle queste dirette perché ci danno la possibilità di confrontarci e di rispondere a domande come questa, davvero, wow. Adesso vediamo se riesco a chiudere. Hell Buzzo, devo guardare, dopo guardo la scaletta. Allora, ciao AG-Palu, mi chiedi, va bene mangiare più carne e meno pasta? Allora, guarda, io ti dico la verità, come dicevo prima e ripeto, perché secondo me questa è una cosa che ogni atleta dovrebbe capire. Cioè, non dovete prendere da esempio quello che mangio io, non dovete prendere da esempio quello che mangia Sangame, non dovete prendere da esempio quello che mangia Senchai, non dovete prendere da esempio da nessuno rispetto a quanto riguarda l'integrazione e l'alimentazione, perché secondo me l'alimentazione comunque rientra nella branchia della... cioè, l'integrazione è alimentazione, non ci sono storie, quindi se ti alimenti bene, reintegri bene. Tu mi chiedi, mangiare più carne e meno pasta. Stavo dicendo che la cosa più importante, non mi stancherò mai di ripetere, ragazzi, voi dovete imparare a conoscere il vostro corpo. Una volta che conoscete il vostro corpo, sapete quali sono gli alimenti che vi danno energia e quali sono gli alimenti che magari ve ne danno di meno, oppure quelli che vi fanno venire sonno. Io negli anni ho capito che se mangio carboidrati, quindi pasta, riso, pane, vicino a derivati animali, quindi vicino a carne, vicino a prosciutto, vicino a salame, vicino a derivati animali, formaggio, bla bla bla, se mangio carboidrati, derivati animali, insieme a me viene sonno, poi e riesco a performare poco. Ma è una cosa personale, capite? Magari è solo su di me, magari su di voi questo abbinamento vi fa tirare a mille. Cioè, dovete imparare a conoscervi, dovete provare. Io l'ho provato tutta a livello alimentare, ve lo posso giurare. Ho visto che se mangio carboidrati, verdure, quindi riso, pasta, pane integrale, verdure, frutta secca, insieme, questi mi danno energia, non mi fanno venire sonno. Se mangio carne senza metterci vicino carboidrati, quindi tipo pasta, tipo farine, cose così, ho tanta energia. Se mangio pesce con vicino carboidrati riesco ad avere energia. Capite? Uno comunque deve imparare a conoscersi, cioè non copiate questa cosa che vi sto dicendo io. Per quanto mi chiedi tu se va bene mangiare più carne e meno pasta, innanzitutto non sono un alimentarista, non sono un dietologo, e il mio consiglio più spassionato è quello di rivolgerti a un professionista. Cioè vai da un professionista, non andare da Claudio Muay Thai e Thailandia a chiedergli se secondo te cosa dovresti mangiare. Cioè, non andare dall'influencer di turno perché ha un buon appeal sui social network, perché mi seguono tot persone, perché so vendertela bene, perché capisci, il saper vendere bene, cioè io riesco a vendertela bene
Però non è, non è il mio settore, non è la mia professione, è pieno di venditori bravissimi che ti vendono programmi alimentari e non hanno le qualifiche per farlo. Quindi vai, se devi, cioè se vuoi avere una dieta, se vuoi avere qualcosa di professionale, vai da un professionista, cioè vai da un dietologo, vai da un alimentarista. Ecco, questo secondo me è il punto chiave. Detto questo, io Claudio personalmente la carne e il pesce non li mangio a casa. Ne mangio pochi, non riesco a toglierli perché mi piacciono, cioè a me la carne e il pesce piace tantissimo. Ma anche perché mi piace proprio il rito di uscire in compagnia a mangiare, ok? E cosa fai? Esci, non è che vuoi prendere l'insalata. Quindi carne e pesce la mangio solo quando esco. A casa mangio un sacco di verdure, tantissime, mangio un sacco di legumi, amo i legumi, santi legumi! E pane integrale, riso integrale, pane integrale lo faccio io, pasta, pane e basta. Pensi, Leandro mi chiede sempre, pensi che noi occidentali dovremmo lavorare più sul clinch? Sì, secondo me dovremmo, sapete che cosa? Secondo me dovremmo fare proprio degli allenamenti che dedichiamo al clinch. Non possiamo fare un allenamento dove faccio 50 minuti a fare le combinazioni, le ripetute al sacco e poi faccio 3 minuti di clinch. Cioè, o ho 2 ore di allenamento dove riesco a dedicare 3, 4, 5, 6 riprese al clinch, o se no lo sviluppi poco. Sì, dovremmo lavorare di più e dovremmo lavorare meglio sul clinch, perché più delle volte quando si va alle gare il clinch non è nient'altro che una gara a chi tira più forte il collo verso il basso, punto. E questo purtroppo non è clinch, ma anche a livelli alti diventa questo il clinch, purtroppo qui in Italia. Per fortuna in questi ultimi anni si iniziano a vedere cose più carine. Xbomber mi dice ciao, ciao, ciao Matteo 7, ciao. È soggettiva come questo, ti riferisci al... al mangiare, sì, la penso anch'io così. Allora, Kevin mi chiede, quale camp consigli in Thailandia? Allora, questo dipende da che turista sei tu, nel senso che non sei mai stato in Thailandia. Che cosa ti piace? Cioè, che cosa ti piace? Ti piace il camp dove ci sono i campioni? Ti piace il camp, cioè non lo so, ti piace il camp dove vuoi stare a contatto con i campioni, vai alla Yokkao. Cioè sei a contatto con Manachai, sei a contatto con Senchai, sei a contatto con Sinda. Poi però non so se ci sei veramente a contatto, di sicuro li vedi, ma se il tuo scopo è quello di fare le foto, di vedere i campioni, quello ci può stare. Sei il purista della Muay Thai e vuoi il camp tradizionale, quello duro, quello sporco, perché ti piace pensare che in Thailandia i camp più sporchi, quelli più puri, dove non vogliono l'occidentale siano i più forti, vai in quelli, è difficile farsi accettare, non so neanche, cioè non è neanche detto che siano poi così alti a livelli di qualità. Ci sono un sacco di camp che potremmo definire turistici, che però sono ottimi. Io ad esempio, dove vado io a allenarmi, in realtà non è neanche più un camp. Il mio maestro è la lead trainer di questa palestra grossa di Bangkok, che ha chiuso, lui si è aperto la sua palestrina e lui allena. Io vado lì da lui perché mi alleno da una vita con lui, lo conosco da una vita e quindi si è creato anche un rapporto, capite? Sono quasi 8 anni che ci conosciamo e vado sempre solo da lui. E c'è da dire che i Thai, quando vai nel camp, sono sempre diffidenti, cioè ti fanno fare le gare di Pao, ti mettono ai Pao, ti fanno sudare e più delle volte non ti guardano neanche. Il consiglio che ti posso dare per quanto riguarda i camp thailandesi è quello di, se sei un appassionato di Muay Thai e vai ogni anno in Thailandia, di non cambiarlo, cioè selezionalo bene, quindi valuta che tipo di atleta sei, cioè nel senso, per il tipo di atleta che sei c'è ogni tipo di camp. C'è il camp per lo straturista, quindi c'è ad esempio il camp nel centro fitness, quindi quelli che per chi non è che vuole allenarsi con magari l'idea per combattere, vi assicuro che ci sono dappertutto, cioè ho trovato camp nei centri fitness a Korat, stiamo parlando di Korat, il nord-est della Thailandia, dove c'è solo l'1% del turismo. Ma questo non, perché ormai la Thailandia, uno magari pensa che è un paese arretrato, invece è in pieno boom economico, cioè anche il thailandese guarda lo sport come un modo per star bene, cioè non più come un modo per lavoro, come una via, come un lavoro, come per svoltare la giornata, capite? Quindi
è, cambia la storia. Cioè, c'è un camp per ogni tipo di turista che c'è. C'è il turista che si vuole allenare di più, c'è il turista che vuole combattere, c'è il camp dedicato a questo, ce ne sono un sacco. Poi vi dico, c'è anche da dire che i camp turistici, non lo so se definirli turistici, comunque tra virgolette, come la Top Team, come la Tiger, come la Yokao, c'è da dire che su questi camp, cioè c'è da spezzare una lancia a favore su questi camp, secondo me, quelle che ormai sono dei professionisti col turista, cioè nel senso che con l'atleta che va lì per allenarsi e giocare, nel senso che va a visitare la Thailandia e vuole fare anche l'allenamento, loro sono dei professionisti con questo target di clientela, perché l'atleta che si vuole allenare veramente probabilmente non va alla Yokao ma va al PK Sensei Gym per rimanere sempre su, diciamo, sempre sullo stesso filone, nel senso che Sensei c'è dappertutto, c'è in tutte e due le parti, però la PK Sensei Gym è il team, quello dove va chi si vuole allenare, ok? E ripeto, Yokao, Tiger, Top Team, cioè voi non dovete guardare quello che vedete qua sui social, perché qui fanno vedere giustamente gli atleti che combattono, gli atleti forti, i super campioni, Senchai, Manachai, Singdam, Yodwicha, la Tiger, la Top Team ad esempio all'Arzila, cioè campioni wow, che comunque hanno comprato, ci cioè sono stati comprati questi campioni dai grossi camp, ok? Non è, credete che l'Arzila è nato alla Top Team, l'Arzila è nato alla Jockey Gym, dove è nato anche Senchai, dove c'era Somrak, dove c'era Kao Klai, dove c'era Silap, non mi ricordo più, comunque capite, cioè questi campioni sono stati comprati da questi grandi brand. E quindi non dovete guardare questo se dite vabbè, sono un atleta che vuole combattere, vuole andare in quel campo per combattere. Non è questo, secondo me, la chiave di lettura. C'è da dire che la chiave di lettura di questi camp, se sei un turista, questi sono dei professionisti col turista, quindi non ti puoi sbagliare. Punto. Quindi spero di averti dato una risposta. Se hai altre domande, comunque chiedimele pure anche nei direct, oppure quando sono in diretta nelle prossime dirette. Giuseppe mi dice: io personalmente mi alleno in una palestra simile alla tua, dove faccio il personal con il maestro, non mi piace andare nelle palestre commerciali. Ma io in realtà non faccio il personal con Tam, mi ci alleno, poi lui sa, altri ragazzi, segue me, segue gli altri, è buona. Però non mi piacciono i posti troppo incasinati. Ad esempio a nord della Thailandia io andavo all'Anna Muay Thai e mi sono sempre trovato benissimo all'Anna, perché comunque sono un camp che è turistico ma non lo è, nel senso che l'Anna Muay Thai Gym è stato il primo camp in Thailandia ad essere creato da uno straniero, nel senso che il primo proprietario era un inglese, mi sembra, un inglese australiano, non mi ricordo, che si era sposato con una Thai e ha dato vita a questo camp, che poi l'anno scorso ha chiuso, ha cambiato gestione, e i ragazzi del vecchio Anna Muay Thai ora sono alla palestra che si chiama Anna Gym. E io mi trovo bene, lì mi trovo bene, perché comunque ti alleni bene, cioè se vuoi combattere, ti vuoi spaccare il culo allenarti, ti allenano. Se vai lì a giocare, giochi, ti diverti. Comunque sono preparati, danno dei programmi, allenano bene. Ah, ok, ho capito Giuseppe, ho capito. Ok ragazzi, direi che la nostra mezz'oretta di chiacchierata l'abbiamo fatta anche oggi. Cosa vi posso dire? Mi fa piacere aver condiviso questi momenti con voi, questa mezz'ora con voi, e vediamo di... No, domani non ci sono, domani non posso fare la diretta ragazzi, magari la facciamo più tardi come orario, però non sono sicuro di questa cosa. Detto questo, mi fa piacere, ripeto, di aver condiviso questi momenti con voi, aver parlato di quello che ci piace. E nulla, dai, seguitemi sul profilo Instagram, perché sul profilo, nei post, cerco sempre di dare valore, di dare contenuti che vi possono tornare utili, consigli che potete mettere nell'allenamento, idem per quanto riguarda le storie. Se volete rivedere questa diretta, andate sul canale di YouTube, sarà pronta e carica domani. Per quanto riguarda la diretta di ieri, esce questa sera sempre sul canale di YouTube. Sul canale di YouTube posso trattare argomenti
della Muay Thai in maniera più approfondita, cosa che non posso fare qua su Instagram perché abbiamo dei limiti temporali. Purtroppo questo è un grosso limite di questo social network. Va bene, ragazzi, ciao, ci vediamo.